e quando ti alzerai. Te li vedrai alla mano come sei. Ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli scritti della tua casa e sulle tue porte. Parola di Dio. Chi ama il fratello dimora in te, Signore. Signore, chi abiterà nella tua terra?
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a te. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e il profeta. Parola del Signore. Abbiamo avuto la gioia ieri di ringraziare il Signore perché ci ha messo i tempi di partecipare alla comunicazione della Repubblica di Giugno. E la nostra festa continua ancora, thank you.
per i giovani, perché sull'esempio e per l'intercessione di San Rocco abbiano la grazia di incontrare nel loro cammino persone ricche di umanità e di fede, capaci di fare loro sperimentare la paternità di Dio e il desiderio di rispondere in fedezza al progetto di vita che Egli ha sui loro preghiato. Per quanti sono nell'angoscia e nell'emarginazione, nella solitudine, nell'abbandono, nella malattia, nella miseria, per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché Dio si manifesta in loro come provvida presenza di salvezza attraverso la testimonianza di credenti come San Rocco, preghiamo. Per i medici, il personale sanitario, i volontari e tutti coloro che si dedicano agli ammalati, perché siano animati dal rispetto per la vita e servano Cristo nei loro fratelli sofferenti, preghiamo. Per i nostri fratelli credenti, perché per intercessione di San Rocco il Signore li purifichi dai loro peccati, li liberi da ogni pena e li ammetta nel cuore dei suoi santi, preghiamo. E in particolare vogliamo ricordare i nostri fratelli di tutti, Giovanni, Caetano e Diego.
a compiere il servizio che ci ha fatto. Ti preghiamo tutti di me. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisce in un solo cuore. Ricorda di Padre della Chiesa che fosse di tutta la terra. Prenda il rispetto dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario e il suo di questo certo. Ricorda di Dio. Thank you.